che gol! Minuccio! La copertina firmata come sempre dal maestro Giovanni Costa in collaborazione con Carmine Esposito. Buonasera e ben ritrovati dal Pala Maggiore di Leni, da Pietro Mazzara, Daniele Mennini. Questa è l'84 Torino contro Sandro Abate, una partita, Dani, che ha nell'aria una parola: crisi di risultati con punti importanti che devono essere presi da entrambe le squadre, con la squadra di casa ovviamente che deve guardare alle zone alte della classifica. Gli ospiti cercano di fare cassetto dopo la grande rivoluzione estiva. Sì, io credo che l'84 non possa stare all'ottavo posto. È vero che è una partita in meno, quindi vincendo si potrebbe issare al quinto posto, anche se la Meta Catania ha una partita in meno. Credo che questa squadra sia in crisi di prestazioni oltre che di risultati. Io credo che l'innesto di Rocha abbia più portato problemi fino ad oggi che soluzioni, perché questa era una squadra che giocava a memoria con un 3-1 mascherato da 4-0, perché Pablo Vidal si allargava sul lato sinistro d'attacco e lì sì che poteva fare male. La squadra che giocava a memoria, due tocchi, attacco alle spalle, due tocchi, attacco alle spalle, o palleggio centrale, perché poi questa squadra può palleggiare e attaccare. Parlavi giustamente di squadra che gioca a memoria. È stato premiato dai colleghi e dai fan della divisione calcio a 5 Alfredo Paniccia come miglior allenatore della scorsa annata. Ovviamente il nostro voto è segreto, quindi non ti chiederò se l'hai votato, così come Fabio Tondi. Tra poco sul rettangolo verde inizierà la premiazione con il consigliere della divisione calcio a 5 Ugo Colombo, pronto a premiare i due per il cammino fatto e per essere l'allenatore più giovane d'Italia. Direi che per ora Paniccia ha fatto vedere grandi cose, tra l'altro ce l'ha annunciato 10 giorni fa in diretta, è ormai prossimo il suo rinnovo con la L84. Sì, no, ma Alfredo Paniccia è proprio un gestore, un grande allenatore, sa gestire il gruppo, lo sa far giocare bene e nonostante la sua giovane età è un'eccellenza che abbiamo noi italiani, no? Ma basta solo attraversare la metà campo e dall'altra parte c'è un altro grande allenatore come Piero Basile, che a me piace proprio tanto per il suo modo di fare, semplice, schietto, diretto. Io credo che come allenatori in Italia siamo messi proprio bene. Dicevi giustamente di Piero Basile, che ha dovuto affrontare comunque una rivoluzione assoluta del roster rispetto a quello che ha concluso lo scorso anno proprio su questo campo nei playoff, la sua avventura. Sono rimasti sostanzialmente Parisi, Ghi e Galletto, tutto il resto dei giocatori, ovviamente oltre al capitano Massimo Abate e Di Lucio, tutto il resto è stato rivoluzionato. Ma intanto, Dani, andiamo con le immagini sul campo, perché sta per iniziare la cerimonia di premiazione di Alfredo Paniccia con Ugo Colombo, lo vedete nel cerchio di centrocampo con l'allenatore della L84, e arriva anche Fabio Tondi, eletto come il miglior portiere della scorsa stagione. Bello questo abbraccio, perché Fabio Tondi è stato giocatore di Ugo Colombo con il Milano. E vediamo che prosegue la premiazione con l'abbraccio appunto anche di Tondi con Paniccia. Eccoli qui in favore di camera, due riconoscimenti, Dani, che sono stati dati anche da capitani, allenatori, e insomma c'è un bel riconoscimento sia per Paniccia che per Tondi, tanti giocatori meritevoli ovviamente di questi riconoscimenti che probabilmente saranno riproposti anche quest'anno. Scuola dei portieri, con Tondi che guarda sempre alle scelte di Salvo Samperi, legittimamente. Ma sai, io credo che essere CT sia la cosa più bella del mondo e sia la cosa più difficile del mondo. Credo che tutti chi allena vuole arrivare là, no? Magari sa in corso che magari non ci si può arrivare, però il focus è quello.
e credo che l'allenatore, il CT che abbiamo oggi, non possiamo solo far altro che osservare, tifarlo, sostenerlo, e tutte le sue scelte, noi che amiamo questo sport, non possiamo far altro che difenderle, tifarle, perché è un grande conoscitore di questo sport, ha fatto sempre rendere le sue squadre sempre di più rispetto al loro valore. Quindi noi sosterremo sempre il CT Salvo San Pedro. Squadre pronte nel tunnel degli spogliatoi, 45 secondi di super spot e poi diamo il via a L84, Sandro Abate. Ben ritrovati dal Palamaggiore di Leinista per prendere il via la partita tra L84 e Sandro Abate, posticipo della settima giornata d'andata della regular season della Serie A di futsal maschile. Squadre che vengono precedute da quella arbitrale che viene capitanata questa sera da Dimundo di Molfetta, con Colangeli di Aprilia arbitro 2, Chiara Perona di Biella il terzo arbitro, al crono c'è Basile di Torino. Dani, andiamo sui temi della gara, perché tra poco lo vediamo in grafica, ma lo anticipiamo, c'è una scelta che fa rumore, fa molto rumore in casa dell'84, un po' l'hai fatta capire tu prima nel tuo ragionamento, fuori Rocha, il grande colpo mediatico dell'estate dell'84, che però in questo momento sembra essere più un fattore negativo che un fattore positivo. No, no, ma io credo che Paniccia debba seguire, non debba guardare il palmarès, non debba guardare quanto è stato pagato, non debba guardare nulla. In questo momento lui deve dire: mi sta dando qualcosa? No. Allora c'è poco da fare, ti puoi chiamare in qualsiasi modo, ma se non sei in questo momento, poi non è che deve essere così per sempre, ma se in questo momento non sei utile nel contesto, nell'idea che ho io di futsal, io devo fare delle scelte, perché chi fa l'allenatore ha l'onere e l'onore di prendersi delle scelte, e oggi lui ha scelto questo. Andiamo a vedere le scelte di Piero Basile e di Alfredo Paniccia, partendo ovviamente dalla Sandra Abate, Parisi in porta, Josema, Lavrendi, Kenji e Ghi, con Vitiello, Lauro, Genovese, Galletto, Castaldo, Gianattasio, non Henry, ma Moab con il 19 nella panchina, l'ultima scelta di Piero Basile durante il riscaldamento, che l'abbiamo strappata anche con il lavoro di Luca Pellegrini a bordo campo. L84 che invece si presenta, almeno sulla carta, con il quartetto che dicevi tu prima: Tondi in porta, Rescia, Cosico, Cuzzolino e Tuli, Pasculli, Fortini, Luca Sicheira, Braga, Coco Wellington, Schiocchet e Mattia Raguso. Questi i giocatori a disposizione di Alfredo Paniccia. Si riparte dalle basi, si riparte dalle certezze, si riparte dal 4-0 in casa L84. Inevitabile questo quartetto, nel momento che poi fai la scelta di non mettere nei 12 rosa, quindi è assolutamente quello che mi aspettavo da mister Paniccia. Dall'altro lato credo che la Sandra Abate non solo abbia cambiato tutto, ma ha abbassato l'età media prendendo ragazzi giovani di prospettiva, e quale miglior vetrina se non la Serie A? E in questa bella vetrina mi piace sottolineare il numero 13 mancino Kenji, che sta veramente ben figurando. Poi in porta una certezza come Gianluca Parisi, e ormai una conoscenza e tanta presenza in mezzo al campo come Ghi. Che tra l'altro, Dani, se Tondi legittimamente aspira alla nazionale, anche Parisi l'ha assaggiata, ci guarda,
Ed è anche lì un bel rompicapo per Salvo Samperi sui portieri. Abbiamo una generazione in questo momento sotto Stefano Mammarella, il mamma santissima di tutti i portieri, che ovviamente non, negli ultimi anni non ha più fatto parte del gruppo della nazionale, però diciamo che i cuccioli sono diventati grandi e Samperi ha di che scegliere, ha da scegliere anche come affrontare questa partita. La Sandro Abate Avellino reduci da un doppio 4-1 in trasferta, non ha praticamente fatto punti, deve fare a meno anche di Diluccio che ha una lesione muscolare e di Abate che ha avuto una contrattura nella rifinitura. Tutto pronto, c'è Ghi sul punto di battuta. Ghi, il toro, può essere un fattore per Piero Basile. Lo è sempre un fattore Ghi, perché lo abbiamo visto, lui è un pivot molto atipico, può fare anche il laterale, può giocare fronte porta, spalle porta, dotato di un calcio veramente importante, è un fattore assolutamente sì. Osico punta Kenji, prova a imbucare subito verso Tuli, sta arrivando Maxi Grescia con il rimorchio, lotta la prendi su di lui, arriva anche José, ma ancora Cuzzolino ha allontanato il pallone con la L84 che resta però agganciata con la pressione forte, allontanato lo strumento del gioco che finisce tra le mani di Fabio Tonti. Partita forte l'L84, Cosico, Cuzzolino, isolamento uno contro uno con Osema, prova ad andare a bene con l'elastico, Cuzzolino, fine e fondo! Prima occasione della partita, la stampa sul referto, Leandro Cuzzolino. Di queste giocate Cuzzolino, questa sia la millesima in carriera, no? Pettinata sulla palla col piede sinistro per portarsela sul piede, non lo posso dire meno forte, altrimenti vengo fulminato, però questa è una giocata che la sai, te l'aspetti e non la prendi mai comunque sia. Chi pianta il corpo, torna all'indietro poi da Kenji, eccolo qui il 13 che ha ricevuto dalla prendi, che taglia il campo Osema, Kenji cerca di lavorare tra le linee, la Sandra Abate, ancora Kenji lungo verso Chi, lato corto dell'arco, l'ultimo tocco è del numero 11 questa sera, capitano della Sandro Abate Avellino. Cosico, risale il capitano, elastico interno esterno, poi in angolo, palla dentro, buona qui la giocata da parte dell'L84 con Tuli che voleva premiare il rimorchio classico nel cono centrale di Maxi Rescia, non si sono capiti i due. Buona anche questa iniziativa da parte della formazione di casa che vuole mettere un pochino le cose in chiaro in questa fase. Parisi, pressato forte da Tuli, porta a casa la laterale. Sì, abbiamo visto come l'L84 ha iniziato subito ad aprire spazi, a cercare, a svuotare spazi per poi andarli a occupare con gli inserimenti. E devo essere brava la Sandra Abate qui ad attaccare bene il pallone, a pressare bene il pallone, altrimenti si aprono i passaggi che possono essere letali. Fischio di Dimundo che invita Kenji ad andare a distanza per questa laterale. Ovviamente avete visto anche sul volto di Alfredo Paniccia, ma anche dei giocatori, il segno rosso. Ci uniamo anche noi per ricordare sempre comunque la lotta contro la violenza sulle donne. Tuli, accoppiamento di Basile e Lavrendi Cuzzolino, dove ci sono discrete generazioni di differenza. Tondi prova ad andare proprio da Cuzzolino che mette il corpo, accarezza la palla col mancino, gli portano il blocco regolare, Osico per la porta, pallone che resta lì ancora, Osico l'ha sbloccata l'L84 con il suo capitano, il suo numero 10 che va verso la nostra telecamera. Mattia, amico mio, sì, tutto nasce dalla superiorità numerica creata sulla banda di destra dove sono andati a fare il blocco sul marcatore di Cuzzolino che non ha fatto altro che entrare in quello spazio che si è andato a creare. Palla data in orizzontale, eccola qui, qui già si è creata la superiore America, Osico ci ha provato una volta, la palla rimane lì e poi non può fare altro con lo specchio aperto che apre il piattone per il vantaggio dell'L84. Battuto Parisi, dunque cambia il parziale con il secondo gol in campionato da parte di Cosico che fa esplodere il pala maggiore di Leini e porta avanti la formazione di casa. C'era stata qualche protesta da parte della panchina Sandra Abate per quel blocco portato per liberare poi l'azione che si è conclusa con il gol. Ancora l'84 che tiene alta però la pressione sull'acceleratore, grande giocata qui di Cuzzolino che però deve concedere la rimessa laterale alla Sandra Abate. La prendi Josema, prova ad andare da Kenji, si aggancia con lui Cosico, giro palla
un po' difficoltoso adesso per la Sandra Bate, che deve richiamare Josema, che torna nuovamente da Parisi. Scannerizzata in avanti, Kenji resta con lui, non ha portato però i frutti sperati in questa trama della Sandra Bate, che ha in Ghi ovviamente il suo punto di riferimento primario là davanti. Però è un punto di riferimento molto mobile, perché è un punto di riferimento che svaria soprattutto sul lato di sinistra dell'attacco della formazione di Basile, per ricevere ovviamente la palla sul destro. Ma lui... Tulli intanto è super giocata, prova Tulli ad apparecchiare il pallone del raddoppio, l'ha fatto bellissimo la L84, Maxi Rescia 2-0. È al fantacalcio il più 3 è di Rescia. Però io gliene darei anche più di uno a Tulli con questa giocata in banda, isolato molto bene, uno contro uno, e poi Parisi gli ha chiuso tutto lo specchio, lui ha utilizzato il talento che ha più all'interno del proprio corpo, ovvero il cranio, e ha aperto sul secondo palo, dove Maxi Rescia senza portiere ha potuto depositare in rete. E allora raddoppio della L84, andiamolo a rivedere Dani, qui crocchetta di Tulli che lascia sul posto Josema, apparecchiata la tavola per Maxi Rescia che si prende primo, secondo e contorno 2-0. Fischio di Mundo, possiamo vedere adesso come reagirà la Sandra Bate dopo questo destro sinistro violentissimo dell'L84. Si avvanisce, voleva una partenza forte, l'ha ottenuta, occhio però, perché anche contro il Vinomita di Petrarca è andato sopra 3-0 e nel corso della partita è stato rimontato fino al 3-3 dalla squadra di Luca Giampaolo, che sta facendo un avvio di stagione anche lei da matricola clamorosa e infarcita di giovani. No, assolutamente, il lavoro che sta facendo Giampaolo è un grandissimo lavoro. Ieri è andata a vincere su un campo veramente difficile come quello del Manfredonia, quindi la partenza della Vinomita lì è veramente importante. Tondi per Coco Wellington, avanza il 18, va da Giuliano Fortini, bordo campo Luca Pellegrini. Le reazioni di mister Piero Basile ai due gol subiti sono state molto diverse. Dopo il primo ha cercato di caricare la squadra, dopo il secondo quasi sconsolato più per la giocata che ha subito il proprio difensore che ha liberato poi al gol. Adesso ha in mano la lavagnetta, sta pensando a dei cambi. Abbiamo visto Moab che si sta incominciando a muovere, Kenji uno contro uno, lo accetta Rescia, provano a portargli blocco, Kenji calcia col destro, Tondi ci mette la figura a deviare il primo squillo da parte di Kenji. Molto bravo il 13, perché poi va sia a destra che a sinistra con la stessa qualità, lo invitano ovviamente sul destro. Pallone cioppato fuori per Ghi, al volo Tondi ci mette ancora la mano dopo la deviazione. Occasione anche qui per la Sandra Bate con la palla cioppata per il destro al volo di Ghi. Soluzione classica, canonica, con l'11 in campo. Lavrendi cuce ancora il gioco, Ghi che riesce a passare con un mezzo tunnel. Poi Maxi Rescia prende il pallone, lo spara lontano, fa risistemare tutti. 16 e 14 sul cronometro, 2-0 all'84. Diamo la pressione forte con i cambi in prima linea, in questo momento ci sono sia Lucas Braga che Coco Wellington e Giulio Fortini, che da laterale destro poi è andato a diventare intermedio, perché nel gioco della difesa con i cambi il laterale opposto al pallone diventa intermedio per non avere tutti e tre in prima linea, tutti e tre allineati. Dentro Moab, che abbiamo visto l'anno scorso con la maglia dell'Ital Service Pesaro, Dani ci ha fatto giusto divertire un paio di volte che l'abbiamo incrociato in telecronaca. Ragazzo che dalla metà campo in su è un'ira di Dio, dalla metà campo in giù non è proprio ciò che voi allenatori amate. Ci sarebbe tanto da dire su Moab. Tanto qui prova la giocata 2 con Ghi, non riesce a passare. Parisi, rilancio lungo a cercare ancora Ghi, vai pure Dani. Giocatore di un talento che non possiamo non sottolineare. Il problema è sempre no, è spesso quanto talento riesce a mettere a disposizione la squadra nelle scelte, nel dove mettere, proprio a livello di campo, dove metti a disposizione il talento, quando lo metti. Intanto Braga aveva preso posizione su Josema, ha cercato di liberarsi con la sua classica giocata, piazzare il corpo e a girare il centrale sinistro che è finito fuori. È l'84 che adesso Dani si mette proprio col classico 3-1, anche se Braga è un pivot di grande sacrificio, come abbiamo visto adesso con questo ripiegamento difensivo proprio su Moabs. Fortini
Raguso, ancora Braga, cerca la parallela su di lui Coco Wellington, pallone inchiodato sotto la suola, arriva però il fallo, calcio di punizione in favore dell'Elo 84. Si è integrato abbastanza bene Lucas Braga, cresciuto proprio tanto, ultimi due anni qua li vediamo perché gli va proprio a prendere il piede d'appoggio, la palla è completamente coperta, difficile. Coco Wellington sul punto di battuta, Fortini potrebbe andare anche con il destro da quella posizione, vediamo come decide di lavorare questo pallone la L84. Parisi va a piazzare la barriera a disposizione davanti a lui con Braga che gli scherma la visuale del pallone. Vedremo Fortini, secondo me è colui che potrà. Coco per Fortini, dritto verso la porta, occhio al rimbalzo con Moab che prova ad agganciare il pallone con la testa, Raguso lo spara sul tetto del palo maggiore di Leni, rimessa laterale in favore della Sandra Bat. Per forza, perché se Moab mette giù quel pallone poi a campo aperto, e questo non deve concedere la difesa di Paniccia, no? Moab che ti punta in campo aperto. Qui gli sradica il pallone in maniera regolare Braga con Coco Wellington che arriva a collidere con Galletto, la rimessa laterale è in favore però della L84 con il numero 18 che aveva cercato di anticipare il break di Galletto, porta a casa comunque una palla inattiva, anzi sarà angolo con Raguso che va a piazzare il pallone dentro la lunetta piccola e a metterlo dentro l'area di rigore, Parisi in spaccata, Braga a controllare la propria metà campo difensiva. Coco Wellington cerca di andarsene sulla corsia di destra, ancora pallone allontanato, siamo già dall'altra parte però proprio con Moab che cerca di attivarsi, sgasa, calcia Moab, collo esterno destro, vogliono una deviazione quella della Sandra Abate che non viene ravvisata dagli arbitri, nuovo girandola di cambi in casa dell'84, dentro tra gli altri anche Murilo Schiocchetto. Se qui Moab avrebbe potuto osservare subito Ghi perché si era creato un 2 contro 1, si è messo in proprio, ha fatto sì che la difesa dell'L84 ripiegasse subito sotto palla. Moab con la spinta su Raguso che era di spalle, aveva coperto completamente la disponibilità del pallone, completa la girandola di cambi Paniccia rimettendo dentro anche Osico, intanto qui rivediamo la spinta netta del marocchino. Sì, diciamo che le spinte con le due braccia è proprio una cosa che non piacciono, gli arbitri le fischiano spesso, soprattutto quelle plateali. Sì, perché Raguso in questo caso è proprio volato perché aveva proprio poco equilibrio. Schiocchetto allunga il pallone per Osico che cerca un aggancio deluxe, non riesce ad agganciare il pallone con il destro, chiama timeout Piero Basile che deve mettere a posto più di qualcosa quando il cronometro si ferma a 14 secondi spaccati. Ci sentiamo Piero Basile. Stiamo piano piano entrando in partita, ma se rientriamo soltanto mettendoci voglia, dobbiamo continuare, dobbiamo cercare di trovare il gol del 2-2 passando a metà campo, perché sennò quando punta c'ho sicuro contro uno, non sono io dall'altro. È vero che da questo lato ho detto a Peppe di stare più vicino, però se sta puntando e entra nei 12 metri, l'ultimo deve poco venire a fare la copertura. Non l'ho parlato con Gianluca. Ci sei? Se sta puntando c'ho sicuro, ma è vero che ho detto a Peppe di stare più vicino a Cozzoli, però il quarto deve scendere. Allora, innanzitutto ha chiesto, soprattutto viste le qualità tecniche di Cosico sulla banda di sinistra, di dare un po' più di copertura dalla parte opposta del laterale opposto per non avere poi proprio l'uno contro uno a campo aperto, perché come dice, è vero che io gli ho chiesto di marcare il centro perché lui poi è molto bravo a rientrare, no? Però allo stesso tempo dobbiamo dare un po' più di copertura. Moab prova a sgasare, non salta Cuzzolino, Osico e Cuzzolino vanno a riconquistare il pallone, possesso per l'L84, tra poco andiamo a bordo campo da Luca Pellegrini che ha ascoltato il timeout di Paniccia, seguiamo l'azione, questa azione però. Osico cerca di centrocampo, Cuzzolino, Raguso prova a saltare diretto avversario e allora ce ne va a fare il giro a bordo campo da Luca.
mister Paniccia ha chiesto soprattutto dei tagli ai propri laterali. È stato interessante il fatto che abbia dato indicazioni durante il time out anche uno dei giocatori più esperti della L84, cioè Cozzolino, che ha chiesto all'ultimo di dare una mano in appoggio. Moab prova a ripartire da Sandra Abate con Ghi, che cerca spazio su terre pericolose, non usuali. José Ma prova a far correre Moab, quello non è un problema. Cerca di rientrare il marocchino, che calcia! Ancora! Ancora Moab! Lo ha fatto di nuovo! Lo ha fatto bellissimo! Ed è il gol del 2-1 che rimette la Sandra Abate in partita. 13-12 ha detonato la porta. La palla che sembrava completamente persa, qua è stato molto bravo però Ghi, che in una sezione strettissima è riuscito a dare questa palla in profondità, poi ha messo in moto le leve lunghissime del 19, se l'è portata sul piede destro, tocco di Suola, porto la palla verso l'interno e poi l'ha tirata sotto l'incrocio dei pali dove c'era quel ragno lì che si è completamente detonato. E allora 2-1, grandissimo gol di Moab che riaccorcia le distanze, rimette in partita la Sandro Abate con l'L84 che rimette in cabina di regia Raguso. Cuzzolino, lato lato per Cosico, lo aspetta Moab, Cosico cerca di far passare un pallone visionario, prende il rimbalzo, Raguso, Cuzzolino. Riallargato il gioco su Murilo Schiocchet, alza la pressione adesso la Sandra Abate, Tondi un po' in difficoltà, spara il pallone in rimessa laterale, sta facendo un po' meglio adesso la Sandra Abate, Dani, nella gestione degli spazi, soprattutto nell'accorciare bene in pressione quando la palla ce l'hanno i giocatori in maglia nero-verde. La L84 se non la pressi veramente ti fa tanto male, quindi la pressione sulla palla. Intanto ci ha provato Ghi, di te, anzi la prendi di testa. Galletto che era passato alle spalle per poi rientrare subito a ricevere questa palla. Tagliato completamente fuori il difensore, di testa è stato molto bravo a spezzarla, non ha trovato la porta. Cosico torna da Cuzzolino. Ago e filo per entrambi, Cuzzolino con il no look da Schiocchetta, ancora Cuzzolino, Cosico. Lo aspetta José Ma che usa anche le mani, vantaggio applicato. Cuzzolino per Tondi, alza lo sguardo, rilancio lungo di Tondi verso Schiocchet, non c'è però comprensione tra Parisi e Moab, ha avuto anche un gesto di stizza il portiere della Sandra Abate, sarà angolo per l'L84 con Murilo Schiocchet che va da Cosico, punta ancora José Mago, aspetta lì l'appuntamento, torna all'indietro il 10, Raguso di tocco per Cuzzolino, cerca ancora con questa fitta ragnatela di passaggio nell'84 di trovare gli spazi, Raguso in angolo da Cosico che si mette al gomito, fermato con la densità il numero 10, ancora Cuzzolino, grande giocata qui con Murilo Schiocchetti che ha provato poi a saltare il diretto avversario, finisce per commettere fallo, prima infrazione in casa dell'84. Sì, perché qua la Sandra Abate aveva iniziato a pressare bene con la prima linea, poi invece dall'alto lato, lato di Kenji e José, ma non c'è stato il giusto dialogo, sono andati tutti e due a seguire un uomo, allora José Ma chiede scusa per questo retropassaggio decisamente sbagliato, e quindi dicevo, ora la Sandra Abate ha iniziato a pressare forte la palla e comunque sia loro ne sanno uscire bene grazie al loro palleggio. Però dall'altro lato devono essere un po' più, infatti proprio questo sta dicendo a Basile con Osema, abbiamo detto che non cambiamo su questa situazione qua, non cambiamo, perché lì Kenji stava seguendo e Osema pure stava seguendo. Tra l'altro Dani, pensare che Moab era candidato alla tribuna, sembrava che dovesse esserci Henry nei 12 di Basile, invece durante il riscaldamento la scelta finale di Piero Basile che per ora è stata premiata. Sai, ad oggi Moab è ancora un testa o croce sugli allenatori, no? Nel senso, chissà, allora se azzecchi testa bene, altrimenti poi è uno ancora che ti mette in condizioni non di vincere le gare, deve crescere. Cuzzolino, il pallone dentro l'area di rigore, ha provato il break classico, Maxi Rescia si è frapposto tra lui e il pallone, Galletto, Parisi per rimettere in gioco il pallone proprio per Moab. Arriva il fischio però da parte di Colangeli, pallone che era uscito laterale per la L84. Cosico
Rescia, ancora per Cosico. Passato la linea di pressione alla Sandra Abate, come richiesto da Basile nel time out. Si torna sempre dal 10 a gestire il pallone, prima linea per Galletto. Esce la prendi, Kenji accompagna Maxi Rescia all'uscita, guarda il tavolo del cronometrista. Maxi Rescia avrebbe voluto forse un contatto falloso, qui cerca con questo passaggio Cosico e il velo di Cuzzolino di saltare una linea, un tempo di gioco. Cuzzolino, ancora Cosico a far scorrere il pallone. Maxi Rescia gioca forse anche un po' col cronometro adesso, l'84 che trova uno spazio interessante per Rescia, lato corto dell'arco, sgasa, pallone che passa, Galletto con il gomito alto, ostruzione, fallo e arriva anche il giallo per Galletto, e questa è una ammonizione non pesante, pesantissima, perché era diffidato. Salterà venerdì prossimo Sandra Abate, Active Network. Diciamo che Basile poi non l'ha presa benissimo, ma forse dopo Pellegrini ce lo dirà meglio. Però sono bravi, perché quando si mettono di quattro creano sempre un allineamento sul lato sinistro e un isolamento sul lato destro, e quell'allineamento lì ti crea tanti dubbi, tanti dubbi. Giallo pesante dunque per Gennaro Galletto. Era la cosa che temeva di più nel pregare a Basile per quanto riguardava la gestione dei suoi, proprio perché venerdì c'è questo scontro salvezza, possiamo dirlo, senza problemi, dove ci sono punti pesanti in palio contro l'Active Network, è vero, al Pala del Mauro, ma a Basile mancherà una pedina importante nel giro dei formati. Assolutamente sì, perché Galletto è un giocatore molto importante in questa rosa soprattutto. Cosico sul punto di battuta, Coco Wellington o Cuzzolino? Appoggiato a Coco, che va proprio da Cuzzolino. Parisi con i piedi recupera ancora il pallone Coco Wellington, volevano un tocco di mano i giocatori in maglia nero-verde. Bordo campo Luca Pellegrini. Avete detto Basile non l'ha presa benissimo, per usare un eufemismo, perché probabilmente stava ancora ripensando al blocco sul gol subito, quel contatto no, questo contatto sì, non l'ha presa bene, così come non sta prendendo bene Paniccia il pressing, che non sta funzionando come vorrebbe. Rimessa laterale per la Sandra Abate con Kenji, che mi sembra da anni destinato a un minutaggio molto alto, il brasiliano arrivato dal Cartagena, di passaporto anche italiano, classe 2000. Sì, dalla Spagna sono arrivati sia lui sia Josema dal Córdoba. A sentire il palamaggiore di Leini per questa fase di gara, dove comunque la Sandra Abate col gol di Moab è tornata nettamente dentro il canovaccio tecnico della partita, che dopo i gol di Cosico e Maxi Rescia sembrava essere in mano all'84, invece la perla di Moab ha portato ad accorciare le distanze. Si ferma il gioco con Di Mundo, invita Tondi a riposizionare bene i pali della propria porta sulla linea. Scodellata, si può ripartire. Fortini, cercato dai e vai molto complicato con Coco Wellington, pallone che è andato a spegnersi direttamente sul fondo. C'è Turi in prima linea, è lui che va a dare sostanzialmente il riferimento in questa prima fase. È entrato Castaldo a fare l'ultimo al posto di Josema. Lorenzo Castaldo 2005. Rescia, Fortini, giocate ancora il pallone con Tulli che sterza, prova andare da Coco Wellington che ha provato anche in scivolata a far passare questo pallone. Altro break proprio di Coco, che cerca di far andare Maxi Rescia, gli taglia la strada a Galletto, questa volta in maniera legale. 9.05 al termine del primo tempo, si spiegano Galletto e Maxi Rescia. Ricordiamo Dani che venerdì il Napoli, grazie a un gol di Giappa Duarte, ha interrotto quella che era la streak del così di Genzano. Qui proprio Castaldo accompagnato all'uscita da Tondi, con la prima sconfitta della formazione di David Marin, che proprio qua nello scontro diretto di 12 giorni fa aveva dato un bel messaggio al campionato. E in testa c'è la Feldieboli, imbattuta con 19 punti.
grazie a una difesa di acciaio. Nell'occasione precedente, peccato per la Sandro Abate, che la palla è andata a finire su Castaldo, che è mancino, ritrovandosi sul lato di destro, se l'è dovuta spostare sul piede forte e ha perso un tempo di gioco. Cercato Ghida, posizione complicata. Va calciata al volo, prova a uscire veloce nell'84. Qui l'entrata da dietro, occhio, perché il fallo non è di Galletto. Il fallo, infatti, arriva anche il giallo per Ghi, che non l'ha presa benissimo. Giallo anche per il capitano della Sandro Abate. Mi sembra che sia tutto corretto. Ancora le proteste di Ghi, che ovviamente, essendo capitano, è legittimato a parlare con gli arbitri fino a un certo punto. Sì, infatti proprio Basile sta dicendo questo, ha detto guarda che se perdo anche te alla fine qua, eh. Fortini si aggancia ancora su di lui, Ghi prova l'84 ancora con queste giocate rapide, break, Rescia senza il contatto, era finito giù Castaldo, ci ha provato a prendersi il fallo Maxi Rescia, che diciamo ha qualche chilo di esperienza in più. È rimasto fermo, non è andato a toccare l'avversario. Tuli a difendere il pallone. Lavrendi cerca di correre in pressione. Si torna da Tondi. Castaldo cresciuto nel Napoli calcio. Passato poi al calcio al 5 nella stagione del 2022. Passato anche alla spalla, sempre di calcio a 11. Coco Wellington ancora con questa lunga trama di passaggi nell'84, sembra che voglia arrivare quasi dentro l'area di rigore per calciare la formazione di Paniccia. Quando si mettono a palleggiare sono proprio difficili, lo fanno con una qualità e una rapidità e proprio occupano gli spazi, se li aprono per poi andarli a occupare, sempre in movimento continuo. Guardali anche qua come ti vogliono far allineare. E cerca Kenji di breccare il giro palla della formazione di casa. La rimessa è in favore della Sandro Abate, però Moab torna lui, gioco e taglio. Parisi alza lo sguardo, prova ad andare proprio in angolo da Moab, che l'ha messa giù. Tondi a pulire, occhio che adesso la Sandro Abate ha un uomo in meno. Vediamo come gestisce l'84, che è già da questa parte con Rescia. Parisi con la figura, Tondi, entrata di Moab che porta via tutto, cartellino giallo anche per Moab, è entrato dritto. Adesso ce la farà rivedere la regia. È vero che prende il pallone, ma la vigoria dell'intervento è sproporzionata. Rivediamo tutto. È stato secondo me punito questo piede qua, per me è palla, viene punito secondo me l'intervento scomposto. E questo è un fallo pesante, Dani, suona la sirena. Quinto fallo per la Sandro Abate a 7:27. Non è, come diciamo in questi casi, una bella notizia per Piero Basile. Tre gialli e cinque falli. No, assolutamente. Moab sta continuando a dire io ho preso solo il pallone, e ha ragione, perché ha preso solo il pallone. Il problema è che se tu intervieni con quel piede lì un po' troppo, non è a martello, però è in una forma dove è pericolosa. Poi ripeto, ha preso il pallone, perché non è che possiamo stare a discutere che non lo abbia preso, come sì, vedi. Il pallone lui lo prende, anche che poi sulla corsa il piede, diciamo, di richiamo, qua è solo palla, è palla, e poi vedi con il piede sinistro poi prendi tutto. Quindi l'intervento è stato punito, l'intervento scomposto, non il fatto che non abbia preso la palla. In questi casi si parla di eccesso di vigoria, e dunque si è rialzato Tuli, che deve andare al cambio. Gli subentra Murilo Schiocchet. Sì, su punizione da sinistra ovviamente vuole andare a sfruttare un eventuale blocco per poi uscire a mezzaluna e calciare di sinistro. Sì, ma c'è anche Coco Wellington da quella banda lì, quindi c'è anche Cuzzolino, quindi insomma. Dai, il problema è che c'è tre mancini adesso. Ora di opzioni ce ne sono quante ne vuoi. Ma io credo che infatti questo quartetto sia solo per questo calcio di punizione, poi ci saranno dei cambi sicuramente. In battuta Fortini. Parisi va a predisporre la barriera, arriva il fischio però degli arbitri, con Parisi che chiedeva un attimo di tempo, con Fortini che cerca l'incrocio dei pali alla sinistra di Parisi, pallone che si alza dal basso verso l'alto e finisce però sul fondo. Moab
Kenji. Gestione del pallone ancora della Sandra Abate, che gioca con José Ma. Moab, uno contro uno, salta il primo avversario, non Leandro Cuzzolino, che aveva letto questa volta il tentativo di dai e vai con Lavrendi. Rimessa laterale per la Sandra Abate, con Lavrendi che lavora per il corto. Moab prova a circunnavigare gli avversari, infatti è stato cercato lui, recupera per un momento il pallone proprio il 19, Cuzzolino prova ad andare in profondità verso Braga. Rimessa laterale per la L84. Ora deve abbassare la linea di pressione la Sandra Abate. E su quel fallo laterale è mancato il blocco per quella palla cioppata da banda a banda. Torna in campo Galletto. Dani, portiere di movimento. Assolutamente sì. Basilata. I cinque falli l'hanno le rotazioni corte, e i cinque falli hanno fatto sì che Basile prendesse questa decisione. Ovviamente non sarà un portiere di movimento dove ad ogni tocco vorranno andare in porta, ma deve abbassare sicuramente il ritmo e ovviamente tenere quanto più tempo possibile la palla. Qui perde un pallone sanguinoso per un momento José Ma. Kenji, Moab, è stato bravo Braga ad andare in pressione. Vediamo come gestisce il tempo e anche la traccia offensiva la Sandra Abate, con Braga che si alza forte su José Ma. Cercato il pallone tra le linee, Cuzzolino, uno sguardo alla porta, Ghi in posizione di portiere, ancora Cuzzolino a cercare di sfruttare il cambio. Braga, pallone dentro, Parisi, forse anche con l'aiuto del palo si deve spostare si deve rimettere a posto la porta. Tra poco rivediamo tutto, cambio suicida, sì, che per poco non costa il terzo gol. Perché Ghi era l'uomo sul pallone che stava marcando Cuzzolino. Cuzzolino non è parso, vero, qua poi è stato bravissimo Parisi in spaccata. E questa volta vedi che cosa ha fatto l'arbitro? Visto che la palla è rimasta lì, visto quello che è successo proprio 10 giorni fa qui, intervento di Parisi va bene, adduttori non so come ce li abbia ancora sani, ma ha aspettato con la palla a 30 centimetri dalla porta, ha detto ok, vediamo quello che succede. Poi inevitabilmente la porta si era spostata e quindi le indicazioni sono quelle, ma con la palla a 30 centimetri dalla linea, allora ha aspettato un secondo per Braga. Pallone sotto la suola, si torna da Rescia, che aveva liberato il destro dove Parisi gli ha proprio preso il cancellino e ha fatto così dalla lavagna dove Rescia stava disegnando il 3 per la L84. Dani si torna ancora col portiere in movimento per la Sandra Abate. Moab sgasa, gli portano il blocco, toccato e c'è il fallo. Vogliono adesso giustamente il cartellino dalla panchina della Sandra Abate. Inquadrato Lucas Braga, infatti ci stava. Chiedono parità di trattamento in casa Sandra Abate, con Moab che qui aveva sgasato. Questo è fallo da giallo, sì, tutta la vita, perché Steppo, è vero che la palla è, vero, no, è proprio sgambetto volontario, cioè vedi qua c'è proprio il piede d'appoggio volontario, perché loro dicono ok, la palla sta andando verso il lato e non verso la porta, però devi anche considerare la volontarietà di un fallo su 11 metri dalla porta. Fallo sgamato di Lucas Braga. Punizione da posizione centrale, centralissima. E ovviamente entra Ghi. José Ma e Ghi con il mirino sulla porta di Tondi. Ghi lascia José Ma che va per la porta. Tondi ci mette entrambe le mani, ancora Ghi. Pallone che rimbalza poi sul ginocchio di Galletto, che non è riuscito, seppur con una coordinazione precaria, a controllare meglio quel pallone. No, sa qua, Fabio Tondi l'ha vista partire, quando tu vedi partire una palla poi mezza altezza, lato forte, insomma è tutto molto più semplice. Osico, blocco cieco di Raguso su Kenji, esce forte Ghi. Cuzzolino prova ad andare in profondità da Braga, che mette il pallone sotto la suola, rigioca su Cuzzolino, di prima per Osico. Si torna dal campione del mondo, ancora Osico. Raguso cerca un lato lato dove però non ci sono maglie nero-verdi. Rimessa laterale in favore della Sandra Abate. Parisi guarda la panchina,
viene invitato a rimanere in porta perché Ghi non era ancora pronto con la maglia del portiere di movimento. Sarà un tema lunghissimo questo, Dani. Non so se sei passato alla cassa perché mi sa che i gettoni oggi non ci bastano. Moab, ciao, prova a sgasare, ancora Moab, Tondi gli cancella il 2-2. Ecco, questa c'è un po' più difficile di parata. Moab uno contro uno, campo aperto, è devastante, perché poi tutto dipende anche molto dalla prima giocata, che è un po' spesso dei portieri. Se faccio la prima parata bene, poi sono in fiducia. Qua Moab ha fatto la prima cosa fatta bene e ora è in fiducia. Bravo Fabio Tondi qua, Parisi, sguardo in avanti, verticale, Cosema, Cuzzolino con la scippata legale. Raguso era un'opzione di passaggio, Cuzzolino si mette in isolamento, cerca e trova Osico, lo aspetta Kenji, duello classico tra i due. Osico con il sinistro, c'è deviazione, angolo per l'L84 che alleggerisce un po' la pressione della Sandrabate con questo piazzato. E abbiamo visto ora come Moab era in copertura, no? Perché come ha detto prima Basile sul time out, quando c'è Osico in banda diamo una copertura laterale, lo posso stringere in centro. Raguso, Cuzzolino, tocco Raguso transitando per Osico che si prende il cono centrale, prova a liberare il destro, non c'è precisione questa volta nella conclusione del numero 10. Kenji, buona giocata di Galletto che mette il pallone sul destro, rinvita Moab a mettersi in ritmo, gli sporca ancora la linea di corsa questa volta Osico che gli accomoda il pallone in fallo laterale. Lì Dani è anche questione di chi lo prende in marcatura, perché ha un cambio di passo clamoroso, forse l'unico per ritmo che gli può star dietro è Osico in questa fase, forse questo è anche l'accoppiamento che vuole Paniccia. Torna in campo Ghi con la maglia del portiere, prima linea dell'L84 altissima, guardate Braga a centrocampo, non vuole subire il portiere in momento mister Paniccia, anche i falli dalla propria da poter spendere. Galletto, Osema, Kenji, lo aspetta Cuzzolino, è riuscito a passare, a prendere spazio, la Sandrabate che l'ha pareggiata con il Toro Ghi che si è fatto trovare pronto sul secondo palo, 3-23, tutto in parità, 2-2, ha segnato Ghi. Non l'ha voluto accettare il portiere di movimento, giocata palla di prima, banda a banda che è quella che ha spaccato completamente la prima linea dell'L84 e poi il 3 contro 2 è stato gestito non bene, di più, due tocchi, tutto di prima, guarda qua, prima, due tocchi, prima, gol, vabbè. Grandissima azione della Sandrabate che dunque con uno dei pezzi forti della casa fa il gol del pareggio, ha segnato Ghi, chiamato a una partita di estremo sacrificio, il killer instinct però dell'11 non lo perde mai, tutto pronto, si può ripartire per questi ultimi 3-26, si è fatta riprendere di nuovo la L84 che continua ad avere una fragilità difensiva importante per una squadra che vuole poi stare in vetta a bordo campo. Luca Pellegrini, prima attenzione, vai Luca, metà del gol è di Parisi perché ormai da diversi minuti è lui che sta pilotando il portiere di movimento, sceglie quando uscire e detta il movimento a Ghi, era da un po' che gli diceva come attaccare la porta e che diceva la L84 lascia spazio, ci fa giocare, proviamo la giocata e lo tiene. L'hanno provata e lo tiene, è stato molto bravo Kenji perché è stato raddoppiato e lui ha fatto un passaggio banda a banda col destro molto preciso. Occhio qui però, attenzione, pallone dentro l'area di rigore, sinistro da parte di Murillo, schiocchetta che non trova i pali di Parisi. Ora ha rialzato di nuovo la linea l'L84 vedendo che stanno giocando col portiere di movimento, non glielo vuole far mettere. Parisi si avvicina a Moab, volta funziona la pressione della L84. Sì, perché il cambio in prima linea lo fanno proprio bene perché tutto nasce dalla pressione sulla palla. La pressione sulla palla fa poi riuscire questo cambio in prima linea e lì ti levano proprio il campo. Non è più spazio per poter giocare la bola. Fosico, Raguso. Attenzione, un erroraccio qui da parte di Raguso. Avanza, però è costretto a tornare su terre difensive Cosema che affida però il pallone a Moab che punta a Osico che si aggancia con lui, usa anche il gomito, colpo in faccia ai danni di Moab che finisce giù.
passeggia nervoso e pensieroso Alfredo Paniccia, terzo fallo per l'84, rivediamo Dani. Sì, manca cartellino, Si può parlare di sberlone in questi casi? Sì, ma decisamente, cioè qui manca proprio. Arancione anche, non è che, insomma, perché è colpo volontario alla testa, col pugno chiuso, quindi tendente a rosso quasi, forse senza quasi. Calcio di punizione per la Sandra Abate, terzo fallo a carico dell'84. Kenji per Ghi, che sterza, prova a liberare il destro, pallone che arriva comodo tra le mani di Tondi. Morelo, Cosico, Tuli, gioca tra le linee Murillo Schiocchetta, che orienta il gioco a destra, si torna però da Cosico, Tuli, Kenji, dargli fastidio, ancora possesso dell'L84 con Murillo Schiocchetta che vuole trovare le sue zone preferite per puntare, va da Iosico, ancora Murillo che sposta il pallone, occhio alla break da parte di Ghi che si è lanciato in velocità, Ghi destro, Tondi presente, molto brava qua la Sandra Abate che nonostante l'1-2 iniziale poi è uscita fuori, qua difeso molto bene, un passaggio banda banda non fatto con la qualità giusta, letta molto bene dal Toro con l'11, è ripartito, puntata sotto le gambe, è stato molto bravo Fabio Tondi a fare il passetto e poi a mettere giù il gambone, ha fatto sempre entrare pronto. E c'è Moab con la maglia del portiere di movimento, cambia dunque chi deve fare le navette eventualmente, ma Basile mette ancora pressione sulla L84, Kenji, Osema, pallone picchiato in avanti con la conclusione di Ghi, rimessa laterale, Sandra Abate che ha preso in mano la partita in questo momento. Accusato tanto la L84, il pareggio, e però non capisco perché continuano a pressare da, ecco ora infatti vedi, Tuli sta dicendo stiamo dentro. Perché in effetti c'è stata l'occasione del gol, l'occasione ora di Ghi, quindi pressare così alta una squadra con qualità, perché poi Kenji abbiamo visto prima, destro-sinistro, Ghi campo aperto fa male, Moab non ne parliamo, e ora rialza la pressione. Cercato subito il passaggio lungo, Ghi cerca di breccare lui, protezione da parte di Tuli dell'uscita di Tondi. Conclusione verso la porta. Finisce fuori il sinistro da parte dell'inquadrato Murillo Schiocchetta, 51 secondi al termine di un primo tempo che ci ha già regalato tanti gol, 4, tante cose da analizzare durante l'intervallo e soprattutto una gara in equilibrio tra due squadre, Dani, in questo momento ferite dal loro andamento in classifica. Sì, ma in questo momento la Sandra Abate sta sul pezzo perché sta difendendo, nonostante abbia 5 falli sta difendendo forte, non sta mettendo mai piede e sta, vedi, tanti errori tecnici anche dell'L84, la mancanza di vittorie si fa sentire soprattutto quando poi dai 2-0 e per la seconda volta ti fai recuperare. Kenji prova ad andare in profondità da Ghi, uno contro uno, Ghi calcia forte addosso a Mattia Raguso che accetta di farsi tatuare il pallone sulle cosce. Sarà nuovo piazzato per la Sandra Abate che continua a macinare gioco e sembra aver ritrovato quelle energie mentali che quel 1-2 potevano avergli un po' azzerato. Invece è risalita molto bene la formazione di Piero Basile. Ghi lo aspetta Guzzolino, lo invita ad andare sulla sinistra, Ghi non se lo fa ripetere, torna indietro da Josema che cerca una verticale complicata proprio per Ghi e allora Alfredo Paniccia chiama time out per questi ultimi 17 secondi. Sono molto curioso di andare a sentire cosa ha da dire il demone di Colleferro e i suoi. Adesso 17 secondi, dobbiamo provare a conquistare un fallo, ok? Isoliamo Fortini sul lato, ci spostiamo tutti di là, rimane solo un giocatore in sicurezza sotto la linea della palla di qua e proviamo a fare uno contro uno a 17 secondi. Ci siamo tre uniti e facciamo sei fallo. Questo dobbiamo fare. Facciamo fallo, dai. Possiamo fare fallo in casa. Chiaro, c'è poco da fare, mancano 17 secondi, isoliamo Fortini con uno che fa copertura,
gli diamo tutta la banda libera. E poi un altro che va a chiudere il secondo palo, possiamo anche spendere un altri due falli, quindi andiamo tranquilli. Io andrei a bordo campo da Luca Pellegrini, che ha spiato Piero Basile. Mister Basile è attento soprattutto alle giocate di Cuzzolino, sta dicendo non andiamo a pressare forte, perché poi quando ha il pallone lui sa sempre cosa fare, e se usciamo con un uomo lui in buca siamo fregati. Fortini bypassa Kenji ed evita Josema che possa breccare. Non era uscita benissimo qui nell'84 con questo giro palla, e allora Kenji. Galletto prova a fare correre ancora Kenji, che va per la porta, e c'è il vantaggio della Sandro Abate. La girata, la squadra di Piero Basile, 3-2 a 3 secondi dalla fine del primo tempo, un montante al mento dell'84. Bravo Kenji, bravo, perché nel 2-2, nel 3-2 qua è stato bravissimo ad attaccare le spalle, piede meno forte, guarda dove l'ha messa, perfetta, con Osema che è andato a chiudere il secondo palo bruciando le spalle di Cuzzolino, ma prima con il destro ha creato col passaggio banda a banda la superiorità in col portiere di vento, ora con la parallela ha dato una grandissima palla con il piede meno forte. Bravo. E Josema fa il gol del 3-2 appoggiando comodo il pallone alle spalle di Fabio Tondi. 19 minuti e 58 secondi fa qui, tanto Fortini ci ha provato direttamente con Parisi che ha messo le mani. Difficilmente ci sarebbe aspettati, anche vedendo la partenza dell'84, un parziale del genere. Dani invece, la Sandro Abate, da quando Moab ha trovato quel gol bello, potente dal punto di vista psicologico, ha preso in mano la partita, e mi sento di poter dire che chiude questi primi 20 minuti meritatamente sopra. Assolutamente, tante squadre sarebbero andate al tappeto, loro sono rimasti in ginocchio, hanno sofferto e poi hanno capito che potevano fare male all'L84. L'L84 non può accusare così tanto un gol, perché in questo sport, e parlo soprattutto del 2-1, devi metterlo in preventivo. Manca serenità, manca tranquillità sicuramente, però poi ha smesso secondo me di giocare la palla con qualità. Nei primi 10 minuti lo faceva molto bene con il loro gioco, poi è mancata un po' di qualità e tante ammenite difensive, questa soprattutto, perché sul secondo palo bisogna arrivare prima dell'attaccante. Prevedo un intervallo di fuoco dentro lo spogliatoio dell'L84 con la Sandro Abate invece, che dovrà gestire evidentemente le forze nel secondo tempo. Se sei d'accordo, e sei d'accordo, linea alla regia, ci sentiamo nell'intervallo per rianalizzare il primo tempo di L84 Sandro Abate, con la Sandro Abate in vantaggio per 3-2, regia.
bentrovati al Pala Maggiore di Leini. Siamo nell'intervallo di L84 Torino contro Sandra Abate. La Sandra Abate in vantaggio per 3-2, avendo risalito una china importante, una montagna chiamata L84, che dopo il doppio colpo firmato Osiko Rescia, Dani sembrava aver incanalato mentalmente e tecnicamente la partita. Poi sono successe altre cose. Rivediamo gli highlights del primo tempo. Dani qui, Cuzzolino, appoggia per Osiko, destro, pallone che resta ancora lì e spacca il risultato di 0-0 con il destro che batte Gianluca Parisi. Partita forte, L84, tanti meriti. Tanti meriti dell'L84, un po' di demeriti, grandissima giocata di Tulli sulla banda, non proprio il piatto forte della casa, eppure eccolo lì, un po' troppo lenta la difesa di José, ma è stato bravissimo Tulli ad aprire il piatto, a trovare Maxi Rescia, perché ha visto che Parisi era stato bravissimo a chiudere quanto più specchio possibile. E poi però poi si è messa in ritmo la Sandra Abate, si è scrollata di dosso. Forse non so se è stata paura, se è stata non so cosa, però poi ha iniziato a giocare. E qui c'è il capolavoro di Moab, lanciato a campo aperto. Passaggio, suolata, se l'è portata sul piede forte e poi boom, l'ha messa lì dove non batte il sole. Imparabile per Fabio Tondi, lo rivediamo bene da dietro quanto non possa fare nulla il portierone di casa. E qui la Sandra Abate ha acquisito tanta consapevolezza nonostante i 5 falli. Moabs qui si è guadagnato un calcio di punizione dove è stato bravissimo Fabio Tondi a rimanere fermo e non andare giù in anticipo, fare parata sul lato forte e poi qua col portiere in movimento, banda a banda, Kenji su Josema che di prima la dà a Moab, che sul secondo subito Ghi si fa trovare pronto. E poi quando si stava andando a riposo, qui vediamo un'altra grande parata di Fabio Tondi, che è stato poche volte impegnato, ma quelle 4 parate. E poi eccola qui la grande giocata in parallela di Kenji, che col piede meno forte la mette sul secondo palo. Bravissimo Osema a crederci, ad attaccare le spalle, vedi, ci ha creduto fino alla fine. Tra l'altro Cuzzolino con quell'intervento scivolato ha anche rischiato praticamente l'autogol. Osema si è fatto trovare lì preciso sul secondo palo, forse uno dei gol più facili della sua carriera. Di certo ha un peso specifico importante perché fissa il parziale sul risultato che vedete in sovraimpressione, con la Sandra Abate in vantaggio per 3-2 contro l'L84. Possiamo tornare con la linea alla regia e poi vi raccontiamo i secondi 20 minuti di questo posticipo della 7ª giornata di campionato. Vado e cognome.
squadre che stanno per tornare sul rettangolo di gioco del Pala Maggiore di Legny. La Sandra batte in vantaggio per 3-2 contro l'L84. Dani, in attesa di Ghi, che tra poco avremo al microfono di Luca Pellegrini, ti chiedo che secondo tempo ti aspetti dalla L84 e che botta mentale può avere la Sandro Abate in senso positivo su questa rimonta mentre sta arrivando il Toro. Allora lo ascoltiamo. Allora, mentre, eccolo qui, Luca Pellegrini con il capitano della Sandro Abate Avellino. Ghi, vai Luca. Eravate sotto di due, l'avete ripresa e anche ribaltata. Adesso cosa serve per non far rientrare in partita la L84 e continuare sulla scia degli ultimi minuti? Buonasera a tutti, certo, abbiamo entrato dormendo in partita, è così, un viaggio lungo, ma abbiamo ripreso la partita. Adesso, secondo tempo, è pensare alle marcazioni prima e fare o che mister dice. Grazie. Grazie a Luca Pellegrini. Insomma, ha ben chiaro il piano partita Ghi, fare bene in fase di marcatura e seguire le indicazioni di Basile, che può voler dire, Dani, esasperare ancora il concetto del portiere in movimento anche in fase contenitiva. Ha preso una bella scelta mister Basile, a mettere il portiere di movimento. Ci sta sul 2-1, 5 falli, poi l'hai tenuto anche sul 2-2 per far passare un po' di tempo. Quindi io credo che la Sandro Abate, al di là della posizione classifica e dei risultati fino ad oggi, mi sembra comunque sia una squadra che deve trovare un po' meno di saliscendi e deve, secondo me, avere un po' più di linearità all'interno della gara stessa, perché anche stasera, no? Partita malissimo e poi si è ripresa, è tanto basso all'inizio e tanto alto in fondo. Fischia di Mundo, si riparte. Tra l'altro stavo riguardando un po' lo score del primo tempo, Dani, la Sandra Abate è gravata di 3 ammonizioni e questo comunque dentro l'economia della partita può essere un fattore, oltre ad avere delle rotazioni abbiamo visto abbastanza corte. Secondi 20 minuti per una squadra che ha affrontato questa mattina sostanzialmente il viaggio possono essere dei fattori di stanchezza di non poco conto, sia fisiche che mentali. Cosico si mette in ritmo, prova ad andare il 10, calcia verso la porta di Parisi, primo squillo ancora firmato da Cosico. Sono bravi col palleggio a far abbassare la Sandro Abate e poi mettono in moto l'uno contro uno di Cosico, che sulla banda sinistra è sempre un pericolo costante. Cercato Ghi, Rescia lo anticipa, Cuzzolino pulisce il pallone affidandolo a Tuli, ritransita da Cosico, lo aspetta Josema, uno contro uno, tutto spagnolo, Cosico calcia con la deviazione proprio di Cuzzolino, che esatto, era andato a finire sulla linea di tiro, premesso che Parisi lo mi era sembrato che stesse sulla traiettoria. Stava cercando forse di schermargli la conclusione Cosico, che è Cuzzolino. Siamo già dall'altra parte però con Josema, che deve lasciare il possesso all'L84. Risale Leandro Cuzzolino, riappoggio su Cosico, Tuli uno contro uno, blocco di Cuzzolino, Tuli dentro l'area di rigore con il break non riuscito da parte di Rescia, prova a ripartire la Sandra Abate, bravo qui Leandro Cuzzolino in scivolata, in ripiegamento difensivo a stoppare la transizione della formazione campana. Ritornando al discorso un po' di dei saliscendi della... Attenzione, il destro! Qui pallone che finisce fuori, ancora Ghi a bussare verso la porta di Tondi. Qui bisogna marcare meglio, soprattutto da una palla da ferma. Quindi difesa schierata. Toli. Rescia. Cosico, lato lato per Cuzzolino, che ha spazio! Pettino e calcio, pallone che finisce fuori... Seconda occasione per l'L84 nel primo minuto e mezzo del secondo tempo. Infatti lo sta dicendo proprio Parisi, quella palla banda a banda non può mai passare. Da lì bisogna lavorare meglio, o pressione sulla palla o i laterali un po' più stretti. Tondi mantiene vivo il possesso, Cuzzolino, Ghi lo insegue, cuce il gioco Cosico, Tuli, ancora Cosico in banda, prova a passare, non ci riesce con un trick, rimessa dal fondo. Parisi legge bene Tuli e allora prova ad andare in 4 contro 3 la L84, la prendi con il ripiegamento difensivo intelligente. Ghi ci mette il ritmo, ancora Kenji uno contro uno, quella è la sua zona, Kenji calcia Tondi a metterci le manone e a dire di no al goleador
principe per ora della Sandro Abate in campionato. Eh sì, uno contro uno lui fa veramente male da lì, poi vedi, fa finta di portarsela sul destro, poi apre il sinistro. Bravo ancora una volta Fabio Tondi, sta disputando una buona gara nonostante i tre gol incassati. La prendi, uno dei gioiellini del nostro futsal classe 2005, cresciuto nella Roma calcio a 5. Sai che forse 2004, secondo a memoria. Tanto però siamo dall'altra parte con Cuzzolino che strozza la conclusione sul primo palo. Ha chiuso Parisi, sta arrivando però lì in quella zona l'84, sta trovando degli spazi interessanti. Sì, e a proposito di 2005 e 2004, che insomma vabbè cambia poco averne, esatto. averne 20 o 19, però sai, forse anche questo saliscendi all'interno della gara è dettato anche dalla giovane età, no? Perché abbiamo visto prima Castaldo 2005, Thierry Henry che stasera non c'è, 2005 anch'esso, insomma giovane età sicuramente. Cuzzolino con il blocco falloso, calcio di punizione in favore della Sandro Abate, aveva fatto un altro lavoro enorme Ghi, che si era abbassato dentro la sua area di rigore e aveva trovato lo spazio per far correre proprio la Prendi. Bravi, perché l'hanno fatti allineare e poi attacco alle spalle. Cuzzolino ha fatto bene a fare fallo, altrimenti la Sandro Abate si sarebbe trovata tu per tu con Tondi. Parisi, uscita ancora bene la Sandro Abate, Kenji prende il cono centrale, accarezza il pallone con la Prendi che addirittura lo toglie in ritmo a Ghi. Wow. Prova a passare Kenji con una magia su Leandro Cuzzolino. Arriva il cartellino giallo da parte di Colangeli, primo ammonito anche in casello 84 sul taccuino, ci finisce Leandro Cuzzolino. Bella giocata di Kenji, sta trascinando la propria squadra con tanta qualità, ma proprio tanta, sia nella gestione, nello sviluppo dell'azione, ma sia anche con delle giocate individuali. Lo abbiamo visto prima in occasione dei gol con due assist di destro, lui che destro non è, e poi giocate individuali come questa, come quella del tiro di poc'anzi ben disinnescata da Fabio Tondi. Qui proprio Cuzzolino non tocca minimamente il pallone, infatti non ha neanche provato a professare la sua innocenza. La prendi Cosema, appoggio tattico per Parisi che va al lancio lungo a cercare la Prendi che stava cercando di fare una calderollata. Ghi fermato con la rimessa laterale in favore della Sandro Abate. Tulli ha sporcato per ultimo il pallone. La Prendi per Ghi che aspettava il rimorchio, ancora Ghi. Cosema, la Prendi nello stretto, brana la giocata con Ghi che calcia con il destro. Beh, insomma, anche la Sandro Abate sta incominciando a giocare nello stretto, lo sta facendo con buonissima qualità. Sta facendo con ottima qualità e senza paura. Qua abbiamo visto la Prendi fare giocate di tacco e tunnel all'avversario. Prova adesso l'84 con Lucas Braga che ha cercato di circonnavigare il proprio avversario. Tondi di testa sul rilancio di Parisi. Tra l'altro ti do una piccola curiosità, Dani, Tondi e Parisi accomunati non solo dal ruolo ma anche dalla fede calcistica, sono entrambi milanisti. Mi spiace per loro. la fede calcistica è, non si discute mai di qualsiasi colore, io la penso così. Riparte l'84, Cuzzolino lato a lato. Prova ad avanzare Rescia che affida ancora il pallone a Cuzzolino. Braga cerca spazio, riaffidato il pallone a Cuzzolino, ancora l'uno contro uno di Osico. Tocco corto per Braga che cerca di schiacciare la Sandro Abate. Vediamo come muove il pallone l'84, qui la destro dalla lunga distanza da parte di Osico, ancora rimessa laterale in favore della squadra di casa che torna dal suo capitano. Lo aspetta Moab, prova ad andare in angolo da Rescia. Ancora Osico, Cuzzolino, uno contro uno, gli viene lasciato, cerca lo spazio per il mancino, calcia Cuzzolino, c'è deviazione, angolo. Molto bravo qui Ghi a tenere l'uno contro uno di Cuzzolino, perché è vero che è mancino e sai che può andare lì, ma noi l'abbiamo visto anche prima. Cuzzolino cerca di mettersi in ritmo per calciare, poi va ancora a giocare di tocco, provato con l'attacco Braga, una giocata importante. Ora anche la tifoseria dell'L84 sta chiamando a gran voce
di tirare fuori gli attributi, mettiamola sì. Così va Braga in arretramento offensivo, contatto, arriva il fischio da parte di Colangeli, che ha aspettato per vedere lo sviluppo dell'azione. Prima scorrettezza della Sandra Abate in questo secondo tempo. Bravo qui Lucas Braga in arretramento. Eh sì, questa è la sua zona. Raddoppio giusto, il fallo. Contatto con José, ma è arrivato il raddoppio di Moab. Punizione battuta con Coco Wellington, che imbuca ancora per Braga, che prova col tacco. Parisi spaccata. Prova a ripartire adesso però la Sandra Abate con questo pallonetto di Moab, pulito ancora una volta da Ghi, che rialza il pallone per tornare da Moab. Josema scarica ancora sull'Exital Service Pesaro, imbucata su Ghi, che cerca di far correre ancora Moab. Manca poca pressione sulla palla davanti dell'84 e si aprono linee che poi sia Ghi che Moab si vanno a prendere sia nel gioco nel fraseggio, ma anche con l'individualità, e pressare meglio l'L84. Destro cercato da Maxi Rescia, sta aumentando la produzione di tiri verso la porta di Parisi la formazione di Alfredo Paniccia, che però non trova i varchi giusti. La Parisi, rilancio non bellissimo in questo caso. Eh no, però quando ha visto che non c'era più nessuna linea di passaggio pulita, allora ha detto: sai che c'è? Ci rimettiamo sereni. Coco Wellington prova a far correre Fortini, scontro tra numeri 7 e l'ultimo tocco è di Lavrendi, che è rimasto attaccato con Giuliano Fortini alla seconda stagione con la maglia dell'L84. Velo di Braga per Fortini, che calcia ancora da fuori. Moab, occhio che ha spazio per correre. Moab lo ferma Fortini, liberata la palla dal possesso di Moab, che se lo va a riprendere però sterza ancora. Moab offre alla Brandi per verso Moab. Tondi, grandissima lettura del 22, che poi si avventura in qualcosa di complicato. Rimessa laterale, tra poco rivediamo tutto. Decisivo Fabio Tondi. È stato bravissimo Moab, perché ha perso palla, non ci ha pensato volte, se l'è andata a recuperare, si è creato la superiorità numerica, poi qui Lavrendi che sbaglia regalando il pallone a Braga, che però è da solo contro tre maglie della Sandra Abate. Tuli prova a passare sinistro, Parisi in spaccata sul primo palo, a dire di no al sinistro di Sule Mantoli. Sì, qui si è notata la giovanità di Peppino Lavrendi. Occhio a Moab, che ha recuperato ancora il pallone. Uno contro uno di Moab, che rientra, non c'è contatto falloso. Coco Wellington appoggia Tondi, che deve liberarsi del pallone entro i 4 secondi. Parisi abbranca senza problemi, anche lui allo scadere del conteggio. Qui arriva però una chiamata fallosa da parte del secondo arbitro. Contatto tra Coco Wellington e Galletto, che ha messo le mani, sì, questi come abbiamo detto già prima. Braga, Coco Wellington cerca di rimettersi in ritmo, altro tiro verso la porta di Parisi con Coco che va a scippare il pallone. Vediamo quella che è la decisione degli arbitri. Angolo prende 84, la conclusione da parte di Tuli, ancora addosso alla figura di Ghi, che scherma in maniera importante le linee di tiro della squadra di casa. Si muove Murillo, schiocchetta dentro l'area di rigore, cercato, si dispera Alexi dal service Pesaro, perché aveva letto bene quel movimento. Altro angolo per l'L84, giocata fuori proprio su Murillo Schiocchetti, che cerca di saltare il diretto avversario. Rimessa laterale, pressione forte della squadra di casa con Coco Wellington, che però sporca il nuovo tema offensivo verso Tuli, e allora possesso per la Sandra Abate. Ultimi 2-3 minuti che si è andato un po' sulle ripartenze, si è visto un po' di tergicristallo destra sinistra destra. Io non sono mai un fan se sono in vantaggio delle ripartenze, però quando hai giocatori che sanno attaccare lo spazio, abbiamo visto prima Moab, ma lo stesso anche Ghino, e questo fa sempre un po' più gioco della formazione che è in svantaggio. Portiere di movimento a 13 dalla fine, la rimette dentro Basile, qui l'84 prova a passare, l'ultimo tocco è di Kenji,
qui. C'è aria di giallo. C'è aria di giallo perché questo cambio non perfetto. E occhio, occhio, perché Moab è ammonito. Vediamo tra poco se ci sarà qualche decisione. Sentiamo già del vociare in panchina, sulla panchina della Sandra Abate. Murillo cerca ancora l'84 di muovere il pallone con Coco Wellington. Uno contro uno del 18, Datuli che prova a chiudere la triangolazione, non ci riesce, accompagnato Galletto fino in fondo, deve regalare il pallone a Tondi con Cossema che non è potuto intervenire. Sì, sì, ma il giallo sarebbe dovuto andare a Parisi perché è lui che l'ha lanciata. Ancora l'84 col destro, ancora Parisi, enorme. Grande lettura perché qua si era fatto prendere le spalle il difensore della Sandra Abate. Parisi l'ha letto, questa palla in diagonale, banda a banda sul secondo, ci è andato in scivolata. Vedi, guarda qua, Fortini da una palla veramente chirurgica con il compasso. Qua grande lettura e grande gesto tecnico di Luca Parisi. Chi ad allontanare il pallone dal possesso, lo otta ancora il Toro Ghi. 11:49, ci avviciniamo alla seconda e ultima metà di gara. Murillo Schiocchet, Cuzzolino, si torna da Murillo Schiocchet, vediamo nell'uno contro uno se riesce a attivarsi il 21. Ancora lui, Cuzzolino, finta sulla Prendi che rimane però con lui. Ancora Cuzzolino che cerca spazio per il sinistro, la Prendi gli porta via il pallone, 2 contro 2, gestito proprio da la Prendi. Arriva anche Kenji, fermato da Fortini, calcio di punizione per la Sandra Abate. Personalità tantina, nonostante abbia 20 anni. Si è preso lui la palla per spingere la transizione, ha aspettato che si creasse il 3 contro 2 perché ha visto che dall'altra banda stava arrivando Kenji con la 4x4, eccolo qui, e allora poi ha deciso proprio di dargli palla. Qui Fortini arriva in ritardo, fallo tutto giusto. Punizione da un metro quadro estremamente interessante per il destro al tritolo di Ghi. Un'uscita dai blocchi di Kenji col mancino, sì. E qua ci sono anche Galletto sulla palla, qui ci sono diverse soluzioni. Ghi non mi sembra molto contento di quella chiamata da Cossema. No, anche perché quella è proprio la sua mattonella. Galletto, va lui Tondi a dirgli di no. Bordo campo Luca Pellegrini. Chiariamo la situazione di poco fa sul cambio. La versione degli arbitri è il cambio si è concretizzato, la pettorina gli è scivolata, quindi niente giallo. Chi ritmo suo destro non passa, allora Cuzzolino a guidare la controtransizione. Siamo già dall'altra parte, Cuzzolino provato a cercare un passaggio sul secondo palo, chiusura della difesa della Sandra Abate con Rescia che stava andando ad attaccare il terzo corridoio. Molto brava la Sandra Abate a ritornare subito sotto palla con i quattro effettivi e poi sporca tante linee, eccola qua un'altra. Kenji conduce lui internamente, Kenji fino in fondo. Kenji per il più 2 Sandra Abate, cala il gelo al palo maggiore di Leini e avanti per 4-2 la formazione di Piero Basile con il 6° gol in campionato di Kenji. Però tutto nasce dalla grande fase difensiva della Sandra Abate, collettivamente parlando. E quando tu hai questo, poi puoi mettere a disposizione della squadra il talento. E qua Kenji è stato proprio bravo, perché poi da qua si è accentrato, ha aspettato che ci fosse una linea passaggio pulita. Gliel'hanno chiusa, ha detto, sai che c'è? Allora la metto là sotto, va. Bacino al palo interno, battuto Fabio Tondi, 11:10:59. Ancora da giocare, 4-2 Sandra Abate che ha proprio fatto tutto il giro della partita, da meno 2 a più 2. Cuzzolino, Murillo Schiocchet, Cuzzolino, vediamo se c'è una reazione dal punto di vista mentale dell'L84 che perde un altro pallone con Fortini. Ancora veloce la Sandra Abate, sempre con Kenji che sembra avere 8 batterie durata ultra plus per quanto sta correndo, e credo che abbia fatto forse 2 minuti fuori nei 30 quasi che
ci sta regalando la partita. 1-2 di Cuzzolino con Schiocchetta, ancora Kenji a sporcargli la linea, Moab tra due, Cuzzolino prova a breccare, adesso anche forse con un po' di forza mentale, un po' di nervosismo nell'84. Kenji è stanchissimo, non ha potuto, infatti è andato al cambio di corsa perché non ha saputo gestire questa transizione, perché non ne ha proprio più dopo 30 minuti giocati ad un livello non alto, qualcosina di più. Torna in campo Ghi, era finito Moab in prima linea. Gestione del pallone affidata a Lavrendi con un grande aggancio, il 7 Galletto, tocco non ravvisato falloso con la mano da parte di Mulio Schiocchetta, ancora Lavrendi, lo aspetta Rescia, torna all'indietro la Sandra Batte da Galletto, Cuzzolino a recuperare il pallone, ancora Lavrendi a spingere Cuzzolino, cono centrale, pallone dentro, Parisi ancora decisivo, poi contatto falloso, giallo per Osico. Per Osico, però lo andiamo a rivedere, ci siamo fatti un po' trascinare dal pallone, quindi non stavamo già riguardando la controripartenza della formazione di Basile, quindi non abbiamo visto quello che è successo, però è avvenuto sotto gli occhi proprio di Colangeli, dell'arbitro 2 Ivo Colangeli. Sicuro ammonito Cosico, tra poco magari la regia ci fa rivedere tutto, mi sembra che sia arrivato lungo Luca Pellegrini da bordo campo. La L84 sta preparando il portiere di movimento, mister Paniccia sta scegliendo il quintetto da usare con l'uomo in più e poi sarà portiere di movimento. Allora, la trattenuta per non farlo ripartire ci sta, il calcio in pancia un po' meno. Secondo me ha rischiato per la seconda volta così col rosso, perché ci sta che non lo fai ripartire con le braccia, quel calcio sul petto lo avrei evitato, e insomma, ti dovessi dire, avrei dato qualcosa in più. Io credo che Colangeli non abbia visto il calcio, abbia visto solo la trattenuta verso il basso per non farlo ripartire, infatti ora Moabs sta ancora dicendo qualcosa, arbitro 1. Moab passa lui con calma, la Sandra Abate riesce a gestire il pallone, Ghi è partito praticamente dalla propria area di rigore, va a fare un po' laterale, un po' l'ultimo, un po' il pivot in questa fase, si mette in prima linea insieme a Moab che poi gli cede lo slot in prima fase. Cuzzolino al gomito, cerca spazio, non lo trova, sporcata da Josema questo pallone, e allora dentro con la maglia del portiere di movimento Coco Wellington, fuori Murilo Schiocchetta, fuori anche Maxi Rescia, dentro Tuli e Fortini. Dall'altra parte fuori Lavrendi, fuori Moab, dentro Kenji, dentro Galletto. La vuole difendere così Basile, quindi con Ghi, pivot laterali appunto Galletto, Kenji, ultimo Josema. Trasformazione da 1-2-1 a 2-2. Fortini. E ora in questo caso proprio 2-2 perché sono solo due che girano la palla. Cuzzolino, Fortini, tra le linee si era infilato Tuli. Palla in angolo. Si torna da Giuliano Fortini. Cuzzolino. Rotata dell'L84 che cerca spazio dentro la fase in 2-2 per ora della Sandra Abate. Parisi a coprire ancora, porta, non trovano lo specchio, vogliono il time out in casa Sandra Abate, e allora interruzione a 8:23 con Piero Basile che ha chiamato la sospensione tecnica. Ci andiamo a sentire perché sicuramente dovrà parlare della fase difensiva. Però gritamente testa, scusa, mi sei prima che parli, un secondo solo. Se il passaggio da qua arriva in angolo, no, puoi saltare tu per calma, già momento. Non sei tu, calma, calma, ora Gennaro, sei tu qua, Cuzzolino è qua, se questo ti blocca tu devi uscire dal blocco sempre, al massimo arriverà, tirerà Ghi, se lui viene qui con la palla non deve andare Gennaro. Io stavo da Gennaro, pure che rischiamo poco a poco il tiro in porta col destro, non ti far portare tu nel centro. E rimane là. Perché che succede? Oh. Capito? Scusa, sono se lui entra, vado se io. Se lui viene qui, è lascialo. Mio. Fa Ghi. Certo. Capito? Stai attento con i due. Io sto pure lasciando. Ghi, Diventavo più bacio una volta. I vecchi erano tanto. Stai col centro. Ok. Teniamo falo, eh? Sì. Teniamo falo, raga. Teniamo falo.
ma tu dovrai sistemare qualcosa sulla prima linea, perché sulla conduzione verso il centro vuole che chi, quindi vuole un cambio di marcatura in prima linea, quindi è chi che deve andare sul pallone, perché la conduzione fa ruotare la difesa e Basile non vuole questo, vuole che è chi che va a scoppiare quella palla lì, tutt'al più tengono il tiro dalla parte del centro. Raguso addosso a Ghi, che riesce a mantenere il possesso del pallone. Cercato ancora il numero 11, autore del gol del 2-2, cerca di ripartire la Sandra Abate, occhio, però qui è uscita male. Portiere di movimento anche di Basile, eh? La L84 e allora Moab dentro con la maglia del portiere di movimento. Sarà probabilmente, Dani, tutto così per i prossimi 8 minuti effettivi. Galletto da centrale, da pendolo, no? Come si dice in questi casi, ultimo staccato rispetto agli altri. Rimessa laterale in favore dell'L84 che rimette dentro i propri palleggiatori. Cuzzolino sul punto di battuta. Coco Wellington andrà a mettersi in angolo. Cosico ricevuto da Coco. Scambio tra i due, si va in angolo. Coco Wellington, Parisi presente, ancora viva però l'azione dell'84, cercato ancora Coco per il pallone dentro l'area di rigore, occhio che prova a ripartire la Sandra Abate, la rimessa laterale è in favore degli ospiti con Parisi che va al rilancio con il destro, pallone che tocca il tetto del palo maggiore di Leini, nuovamente fase di 5 contro 4 per la L84, che però non ha difeso bene prima la Sandra Abate, perché lì è, se Kenji deve uscire sul laterale, lì è Osema che deve poi scendere sulla seconda linea. Muove ancora il pallone la L84 con Cosico, torna da Cuzzolino, posizione centrale, prova a schiacciare adesso la Sandra Abate, L84 avvicinandosi all'arco dei 6 metri. Cosico da Coco Wellington in angolo, pallone che non passa, occhio che resta ancora lì, esulta Basile che chiama subito l'uscita di Parisi e rimette Moab che allunga la sua squadra, lo vedete inquadrato. L'autore del gol del momentaneo 2-1. Lancio lungo, Tondi. Vediamo se rimette in gioco il pallone lui, esatto. E Coco Wellington si riposiziona nell'angolo in alto a destra. Lo vedete con la maglia bianca in basso a destra nel teleschermo. Cuzzolino sul lato di sinistra, cercata l'imbucata. Occhio al pallone che va a finire dentro! Il 5-2 della Sandro Abate, ancora con il suo uomo migliore, Kenji. Bravo. Montante al mento dell'L84. Bravissimo, bravissimo, perché ha letto questa linea di passaggio, si è fatto trovare pronto. Calma olimpica, poi ha aperto il piattone, avendo tutto il lato, tutta la porta aperta. È stato molto bravo come da laterale opposto, è andato subito a stringere in centro. Lo sapeva che quella palla sarebbe arrivata lì. E dunque Kenji fa 5-2. Due gol e due assist, insomma. Qualcosa ha influito? Io credo che tu non abbia troppi dubbi, dovesse finire così la partita, su chi sarà l'MVP di questo posticipo della settima giornata. Cosico tiene ovviamente dentro il portiere in movimento, adesso l'L84. Coco Wellington, Cosico ancora per Coco sul lato, dentro l'area di rigore, prova a passare. Altro pallone recuperato proprio da Cosico che riavanza, serve Cuzzolino. Cosico blocco in suo favore, Coco Wellington non ci arriva, Parisi vuole rimettere subito in gioco il pallone e lo fa affidandolo a Josema che poi saggiamente lo affida a Ghi che cerca di partire in circonnavigazione. Tulli recupera il pallone, Cuzzolino finta, perde l'attimo di tiro, ancora pallone fermato con un grande salvataggio difensivo da parte di Gennaro Galletto che giustamente ringhia. Qui Ghi non è il momento per mettersi in uno contro uno in quella fase, infatti appena ha perso subito, appena la palla è finita in calcio d'angolo, Ghi ha chiesto subito scusa, poi un grandissimo intervento di Gennaro Galletto che ora sta andando a dire non ti preoccupare Ghi, non ti preoccupare, vedi, bell'intervento. Cercato Fortini di chiudere il triangolo con Cuzzolino. Si ritorna a danzare. Cosico, Coco Wellington, Cuzzolino adesso è lui in angolo alto. Si scambiano di posizioni il 17 e il 18.
Osico per Coco Wellington. Cuzzolino, Fortini verso Tuli, sporcato anche questo giro palla dell'84. Il cronometro corre, 5.50 sul cronometro. Coco Wellington, mancino strozzato. Brutta fotografia questo tiro. Comunque sia, qui Ghi fa valere il fisico. Ghi per la porta, poteva essere il colpo del KO. E arriva il time out in casa dell'84 con Alfredo Paniccia, che avrà molto di cui parlare. E serve anche alla Sandra Abate questo time out. Sentiamoci, curioso, sentiamoci Paniccia. Soffrono tantissimo quando arriva la palla di qua. Quando arriva questa palla di qua dobbiamo buttare questo dentro e questo chiuso il secondo palo e basta, perché il loro centrale non riesce ad uscire. Ora non ci sono più coperture, marchiamo forte, non ci sono più diagonali, mancano 6 minuti. Dobbiamo fare un gol prima dei 3 minuti, dopodiché ce la giochiamo. Lo possiamo fare, vai, ci vai, dobbiamo vai, provare fino alla fine. Sì, sono d'accordo su quello che ha detto Paniccia, perché Osema non esce mai sul lato di sinistra di difesa, mentre invece sì che esce sul lato destro. Quindi quella palla sul lato destro lì, Kenji se ne deve marcare due. Ed è chiaro, ora non so se Basile sta parlando di questo, perché Osema proprio per scelta mi è sembrato non uscisse mai sul lato proprio di sinistra. È Kenji che si deve fare le navette, ma se esce sul pallone inevitabilmente poi lascia Coco Wellington libero sul calcio d'angolo di attacco da destra dell'84. 5.42. In questo sport possono essere un'eternità o veramente troppo poco per rimettere in piedi una partita che l'84 aveva tirato dalla sua parte, ma poi la Sandra Abate ha dato una strattonata violentissima. È avanti di 3. Parisi qui, bravo su Cuzzolino, Osico a recuperare ancora il pallone. Fortini, Osico in angolo da Tuli, Osico, Coco Wellington, Tuli, Cuzzolino in angolo da Coco, che cerca di fotocopiare l'azione del gol del 2-2 della Sandra Abate. Ottima ancora una volta la chiusura però della difesa irpina. Però ora Osema esce su tutti e due i lati alti, sia a destra che a sinistra, cosa che non faceva, vedi, ecco, anche ora. Cuzzolino, Osico, Fortini prova a calciare, si porta a casa la laterale. 4.56. Osico, Cuzzolino, gioca a 2, prova a mettersi con la piramide, l'84. Osico, imbucata per Coco Wellington, Parisi a chiudergli angolo di tiro e Coco non trova la porta. Qui devono ruotare, qui si devono mettere 2-2, altrimenti così loro ti stringono con i laterali e poi per giocare con il laterale alto che la butta sul secondo. Qui devono essere bravi quelli della Sandra Abate a ruotare il 2-2. Luca Pellegrini, bordo campo. Sandro Abate per il momento è sorpreso dalla posizione di Cuzzolino, pensavano dovesse fare il centrale, il time out l'hanno basato quasi solamente su quello e su come uscire sui laterali. Cuzzolino apparecchia ancora il sinistro, pallone che resta lì, Cuzzolino! 5-3 sul rimbalzo, fa gol l'84, 4-38 come da piano Paniccia il gol che può riaprire la gara. La brutta palla persa in uscita dalla Sandra Abate, giocata lenta e centrale. Se devi spazzare quella palla la devi mandare qua nel capo a fianco, non lo puoi mandare lì centrale. Poi batti e ribatti, la palla arriva a Cuzzolino, che difficilmente in carriera l'ho visto sbagliare da lì. Gol da pivot consumato di Leandro Cuzzolino, che accorcia le distanze per la L84. Si può ripartire con lo sguardo di Mundo, fischietto in bocca, si può andare con questi 4.38 ancora da giocare. Moab, pallone alzato, volevano un contatto falloso che non c'è in casa Sandra Abate. Allora si ritorna con la line up di prima per quanto riguarda il portiere di movimento della L84. 5 che attacca, 5 che difendono L84 ora. Cuzzolino, Tuli, 2-2 infatti ora la Sandra Abate. Ancora Osico che va a calciare col destro, Parisi prova a breccare Kenji, pallone verso la porta con Ghi che ha cercato di crocchettare la palla.
Il possesso è ancora però in favore dell'L84. Caduto un cartellone pubblicitario davanti al tavolo del crono, che fa rifiatare sia l'L84 e anche lo spazzolone in campo, sia la Sandra Abate. Ora Basile sta dicendo proprio questo alla sua prima linea: se loro si mettono a piramide, noi subito 2-2. Vertice alto di sinistra Kenji, vertice alto di destra Ghi, come vediamo ora. Osico si è messo lui ormai in cabina di regia. Tuli lato lato per Coco Wellington, cercata l'imbucata, Cuzzolino riesce ad arpionare un pallone complicato, aveva ruotato dietro di lui Coco Wellington. Cuzzolino si stava facendo vedere Fortini, ma aveva lo sguardo orientato verso Osico, il numero 17. Ancora Cuzzolino a calciare forte. Sono quelle cose a metà tra il tiro e il passaggio forte sul secondo palo. Possesso per la Sandra Abate. Parisi verso Moab, che commette fallo proprio su Leandro Cuzzolino. Navetta per Tondi. Torna in campo Coco Wellington. Osico. Tuli da Fortini, forte di prima su Yosiko. Cuzzolino da Coco Wellington, ancora Cuzzolino. Osico, Tuli ancora per Coco Wellington. Osico, Tuli, pallone dentro l'area di rigore. Parisi, vediamo se vuole andare per la porta. Galletto gli scherma la posizionamento di Coco Wellington. Ghi aggancia il pallone, riallarga sulla corsia di destra. Campanile, Tuli sbaglia e regala la rimessa laterale alla Sandra Abate. Torna Tondi in porta, 2:45. Poi c'era Moab che stava scattando per fare il cambio con Parisi. Basile lo ha placcato, ha detto no, teniamo così, manca 2:50. Parisi pressato forte da Cuzzolino, rimessa laterale per la L84. Con Tuli Sandra Abate aspetta volontariamente nella sua metà campo il possesso della squadra di casa. Cuzzolino si rimette lui in cabina di regia. Osico di prima su Coco Wellington. Osema gli lascia sempre il primo controllo. Cuzzolino in angolo da Tuli, eccolo qua il gol del 5-4 della L84. 18, si è riaperta ancora la partita, meno 1. Sfruttando il blocco sul vertice sinistro, perché nella trasformazione da 1-2-1 a 2-2, eccolo qui già c'è stato il blocco di Tuli Succhi, poi è stato molto bravo Cuzzolino, tutto di prima Cuzzolino, poi Fortini a dare l'assist a Tuli, che subito ha aperto il piattone di sinistro. Imparabile, va difesa un po' meglio col laterale opposto questa palla, perché lì è Kenji che deve andare su Tuli. Una sassata violentissima da parte di Tuli, ci ha provato Parisi a metterci le mani e anche la faccia, pallone che è passato proprio in mezzo agli arti del portiere calabrese. E allora meno uno con l'L84 che sta provando a risalire la china. José Ma, pallone calciato con Tondi che recupera, volevano un retropassaggio soprattutto Galletto, non c'è, cambi rapidi per Paniccia che vuole continuare con il portiere di movimento. Cuzzolino si riposizionano come prima. Osico, Tuli parte a lavorare tanto sulle linee, blocco su Moab, Tuli per la breccata. Ha alzato un filo la linea ora la Sandra Abate, non difende più sotto i 10, difende un metro sopra i 10. Osico ancora per Tuli in angolo da Coco Wellington, risale da Osico, ancora Cuzzolino. Tuli si incarta un po' sul pallone, vorrebbe il fallo, invece il tocco di mano è il suo a 1:33, quinto fallo. Se è stato fischiato il fallo di mano. Sì, fallo di mano è stato fischiato. Infatti, giusto. Attaccati! No, tanto che ferma un attimo. Ma no. E fallo. Ora l'ingresso di Gui serve proprio per far quinto fallo per l'L84. Confermato. Serve proprio per far giocare palla lunga. Cercato Ghi, Cuzzolino a mantenere vivo il possesso.
La giocata qui di Tuli imbucato. Era uscito, ma il pallone era uscito. ...1.25 al termine di un gran bel posticipo della settima giornata con la Sandra Abate, che adesso con le unghie e con i denti deve rimanere aggrappato a questo gol di vantaggio. Giocata in angolo, il possesso è ancora per l'84, che dunque può rimettere dentro il portiere di movimento, rigiocarsi il 5 contro 4. Coco Wellington, Cuzzolino, ancora Osico. Tuli ha servito Fortini, che va a giocare tra le linee. Coco, Cuzzolino, ballano Kenji e Osema. Osico in angolo da Fortini, ancora per Tuli. Osico, Coco Wellington, Osico. Serie infinita di passaggi, poi prova a spezzare Tuli. La fase difensiva della Sandra Abate, ancora Tuli per Cuzzolino. Stanno cercando di liberare dei corridoi di passaggio che per ora vengono schermati da Sandra Abate. Tuli calcia Parisi con i piedi, occhio a Ghi che vuole andare per la porta. 6-4, ci ha creduto il Toro e si porta di nuovo sul più 2 la Sandra Abate Avellino con Ghi. 21 secondi alla fine, si intravede la linea del traguardo. E questo è il set game match per la Sandra Abate. Qua è stato molto bravo Ghi a crederci, perché questa palla ci crede lui. Poi guarda sulla scivolata, qua la regia non ce lo fa vedere, sulla scivolata di Ghi ha travolto Chiara Perona, che poi ovviamente gli ha dato anche una mano a rialzarsi. Forse ora da qua lo rivediamo, no? Però grande gol per la forza di arrivarci con la testa più che con le gambe su questa palla, che sembrava destinata al fallo laterale, per una grandissima Sandra Abate, perché ha fatto una grandissima gara dopo aver preso due jab che avrebbero mandato al tappeto chiunque. Loro sono rimasti in ginocchio. Ancora qui Parisi a blindare la porta. Angolo per l'84 che rimane col portiere. I secondi sono 18. Cuzzolino prova a passare ancora Parisi, a esultare perché ha messo ancora una volta le mani in maniera decisiva in angolo. Ancora per Tuli, non arriva la deviazione vincente, e allora con Coco Wellington che va a occupare i pali. 2 secondi alla fine della partita, Alessandro Abate Avellino espugna il pala maggiore di Leini. Dani, MVP Kenji. Allora, Kenji proprio primo, secondo e terzo posto. Fischia 3 volte Di Mundo con questa vittoria della Sandra Abate Avellino, che interrompe una serie brutta di sconfitte. Invece in casa è l'84, Dani, non dobbiamo avere timore di pronunciare quella parola, è crisi. Beh, un punto in 4 partite è tutto fuorché un momento roseo, quindi la crisi c'era già presente e si è... Manca serenità, manca tranquillità a questa squadra, perché nel momento che ha preso il 2-1 è come se si fosse inceppato qualcosa, ma era ancora nel corso del pieno del primo tempo. E una squadra con i campioni che ha l'L84 deve saper reagire a tante difficoltà. Oggi ho visto una squadra che non ha saputo reagire nelle difficoltà nel 4 contro 4, lo ha fatto con il portiere di movimento perché ha una qualità tale che poi si va a mettere in situazioni di vantaggio numerico. Però è una squadra che deve risollevarsi, e c'è solo un modo per risollevarsi: il lavoro. Il lavoro, ci saranno nuove analisi ovviamente nella squadra torinese dopo una settimana comunque complicata. Tra poco Kenji al microfono di Luca Pellegrini, votato MVP della partita. Una gara mostruosa da parte del 13 della Sandro Abate Avellino, che ha fatto 2 gol, 2 assist, ha ballato sul portiere di movimento. Credo che abbia fatto 38 minuti, 37 minuti, dove non gli ho visto sbagliare nulla. È un giocatore
importantissimo, una grande chiamata in sede di mercato da parte della Sandro Abate, che adesso va a riunirsi in cerchio probabilmente per salutare il pubblico. E va a salutare anche il pubblico del Palamaggiore di Legny. Lo aspettiamo Kenji al microfono di Luca Pellegrini. Avete visto inquadrato Dani, c'è molto secondo me in casa dell'84 di cui parlare in settimana, perché le situazioni sono estremamente preoccupanti dal punto di vista psicologico, perché è una squadra che era partita forte, fortissimo, e poi ha fatto rivedere le stesse fragilità che abbiamo visto col Petrarca, che abbiamo visto con la Fortitudo Pomezia. Sì, sì, devono saper reagire meglio, perché è palese che è un momento non mentale. Non stiamo parlando da un punto di vista tattico, è proprio che vanno giù di testa e non riescono poi a risollevarsi. La Sandro Abate è andata giù i primi minuti e poi si è risollevata. È questo secondo me che sta mancando in questo momento all'L84. Andiamo da Luca a bordo campo con Kenji. Una partita in cui è successo letteralmente di tutto, siete riusciti a portarla a casa con carattere, con il portiere di movimento. Come l'hai vissuta dal campo? Sì, è stato un partito troppo difficile, il primo minuto un poco troppo difficile, 2-0 per loro, però dopo iniziamo a giocare e facciamo i gol e la nostra squadra sta meglio e meglio cada vez. È vero che il percorso di una squadra non si giudica dai risultati, però quando i risultati sono positivi in settimana si lavora meglio. Questa vittoria, per il modo in cui è arrivata, per la cornice, per l'avversario, cosa può darvi? Davvero, quando si vince cambia molto l'ambiente, tutto. Questo ha sido un partito di futsal, penso che molto bello. E è per questo che io sono innamorato del futsal. si vede come se si vede. Grazie mille, tra poco con il mister Basile. Ah giusto, ci abbiamo Piero Basile velocemente, vado a recuperare Luca. Dani, le parole di Kenji sono parole anche abbastanza pure di quella che è stato il suo pensiero, ma andiamo da quel satanasso di Piero Basile a bordo campo con Luca Pellegrini. Luca. Dicevamo con Kenji, una partita in cui è successo di tutto. Dalla panchina cosa è scattato a un certo punto? Perché di solito si cambiano nei time out queste partite qui. In realtà hanno fatto tutti i ragazzi in campo, però la scelta di fare subito il portiere di movimento non era scontata. Ah, sono cose che prepariamo durante la settimana e ce lo diciamo sempre. Quando poi proviamo a mettere in campo quello che facciamo durante la settimana dobbiamo essere sereni che le cose andranno bene, no? Noi, questa squadra ha dimostrato due cose: di essere competitiva con 4-5 e 2005 in campo, di essere una squadra che oggi ha dimostrato di avere degli attributi incredibili, perché non sono alibi. Noi siamo partiti alle 4 stamattina per venire a giocare da giù senza far ritiro, però quello che facciamo lo facciamo per la grande società che abbiamo, che non ci fa mancare nulla. Però venire qui e giocare una partita anche in queste condizioni, soprattutto perché poi si è visto nel primo tempo, abbiamo cominciato male, però poi i ragazzi hanno avuto un cuore, un'anima, abbiamo fatto bene le cose tatticamente che abbiamo provato, e poi comunque ciò lo avete visto, ci sono 3-4 giocatori di grandissima qualità, e quindi nel momento in cui sei in partita come abbiamo fatto, poi ci meritiamo tutto questo, perché non ricordiamoci che abbiamo giocato, per me, con la squadra con il roster più forte di questo campionato. Grazie mille. Grazie a Luca Pellegrini per il suo lavoro a bordo campo, grazie a Piero Basile. Ricordiamo il finale, la Sandro Abate Avellino ha battuto per 6-4 la L84 da Pietro Mazzara e Daniele Menini. Buon proseguimento con il grande futsal su Sky.